Carissimi fratelli e sorelle, buongiorno. Domenica prossima, il 5 maggio 2024, sarà la sesta domenica del tempo di Pasqua, anno B, il Vangelo tratto da Giovanni, capitolo 15, versetti dal 9 al 17. Siamo nell'ambito del grande discorso della cena, il grande discorso che Gesù fa ai suoi discepoli alla vigilia della sua passione. Il Signore Gesù, ecco, mostra e parla del suo grande amore. Il Signore ama i discepoli con un amore non qualsiasi, con lo stesso amore con cui il Padre lo ha amato e invita i discepoli stessi a dimorare, avere la propria casa nel suo amore. È molto interessante, ciascuno di noi cerca e desidera una dimora, un luogo dove poter stare, un luogo che sente proprio, un luogo in cui poter trovare la propria dimensione, un luogo da cui non è spinto ad andarsene. Ecco, il luogo, la dimora. Per i discepoli del Signore è l'amore di Dio, è la sua presenza, è la sua grazia, è la sua bontà. E questo ha un fondamento grandissimo, uno, Gesù Cristo, che è basato sull'amore del Padre, che ha tutto il suo essere nel lasciarsi amare da Dio suo Padre. E questo è meraviglioso, è straordinario, è una realtà più grande, è bellezza infinita. E allora noi siamo chiamati a stare in questo rapporto con il Signore, vivere una profondità di rapporto con Lui, nel suo amore. E è giusto fare tante cose, è giusto amare Dio anche attraverso la pratica del servizio, anche facendo con amore verso Dio le nostre occupazioni quotidiane. Ma questo amore verso Dio, questo amore verso Gesù, è necessario che si esprima attraverso tempi e gesti concreti che si impiegano proprio per Lui. Ci sono tante persone che hanno vissuto santamente una vita di servizio al prossimo, di missione, svolgendo servizi, donandosi con grande dispendio di energie e di tempo. Eppure questi santi hanno comunque vissuto una dimensione molto forte di rapporto con Gesù, anche da un punto di vista personale, anche sotto l'aspetto della preghiera, del dialogo con Lui, dell'adorazione, della celebrazione, dell'esperienza di Chiesa. Perché? Perché è lì che si trova il senso, la dimensione di tutto. Perché il Signore Gesù vuole stringere con noi e ci ha chiamato ad essere Suoi amici. Ecco, non vivere da servo, non vivere semplicemente come una persona che cerca di conoscere il valore esteriore di alcuni precetti, ma sappi che attraverso le parole del Signore, quello che Lui ti dice e quello che Lui ti indica, vuole entrare in una dimensione di amicizia con te. Non so. Avete dentro di voi, nel vostro cuore, ricordate e sentite le parole che magari anche una persona cara vi ha detto? Magari rimangono dentro di voi le parole di una persona che amate, anche quando dopo questa persona magari è morta? Sicuramente sì, perché l'amore è fatto anche del conservare, ritenere, richiamare alla mente, meditare, far crescere dentro di noi le parole della persona umana. Per questo, se amiamo Cristo, osserviamo i Suoi comandamenti, perché la Sua parola per noi è vita, perché ci siamo ricollegati a Lui attraverso la Sua parola. È una cosa bella che noi possiamo avere questo rapporto con il Signore e con la Sua parola. Ed ecco, noi viviamo questo rapporto nel conservare dentro di noi e nel mettere in pratica questo grande comandamento dell'amore. Attraverso questo comandamento noi possiamo essere in questo collegamento con Gesù, vivendo la gratuità, la bellezza, la continuità del rapporto con il Signore, ascoltandolo e parlandoci, celebrandolo e accogliendolo, riconoscendo la sua presenza nei sacramenti e nei fratelli. Davvero possiamo vivere questa dimensione di amicizia, essere introdotti a questo segreto di Cristo che è il suo immenso amore, è vivere tutto radicati non in se stessi, non nei propri programmi, non nel proprio senso di ragionevolezza o giustizia, ma che tutto questo, pur ritenendolo, possa essere aperto e fondato piuttosto sulla grandezza, sull'infinità, la solidità, la costanza dell'amore del Padre. È questa la bellezza alla quale il Signore ci chiama. Ed è proprio perché Lui ci chiama, ci coinvolge in quello che a Lui interessa, come gli amici coindividono hobby, interessi, alcuni gusti, no? Così come Cristo interessa, può
la salvezza del mondo, anche noi ci facciamo partecipi di questa intenzione di salvezza da parte di Cristo, e allora ci sentiamo scelti da Lui. Ancora prima che noi scegliamo di seguirlo, è Lui che ci ha guardato, ci ha amato, ci ha scelto, ci ha accompagnato, e allora ci sentiamo anche noi coinvolti in Lui che vuole salvare tutti, portare la Sua parola, la Sua presenza, ecco, la Sua bellezza a ogni uomo. Anche noi ci sentiamo inviati in missione nella Sua misericordia, per la Sua misericordia, perché Lui è il Signore della nostra vita. Ci vediamo presto.